Ha strappato un costoso smartphone dalle mani di una studentessa, 20 anni, appena scesa alla stazione di Montecatini Terme dal treno regionale Firenze-Viareggio ed è fuggito a piedi, ma alla fine è stato bloccato e arrestato dai carabinieri proprio grazie alla giovane. È stata lei, infatti, che, senza pensarci troppo, ha inseguito il ladro fino a quando non ha trovato una pattuglia di militari nella vicina Piazza Italia ed ha raccontato quanto successo. I carabinieri che lo hanno rintracciato in pochi minuti hanno così arrestato per furto con strappo un 19enne di origini albanesi, già noto alle forze dell'ordine, e restituito il cellulare alla studentessa. E sempre i carabinieri, ma questa volta quelli della stazione di Montale, in collaborazione con gli agenti della locale polizia municipale, hanno identificato e denunciato un 34enne di Montemurlo con piccoli precedenti di polizia a suo carico per un furto con destrezza commesso ai danni di un'impiegata di 47 anni del luogo. L'uomo in sella ad uno scooter ha rubato la borsa alla donna che era a bordo di una bicicletta, poi è fuggito in direzione Montemurlo, ma la targa del suo scooter è stata parzialmente rilevata dalla vittima e grazie a questo i carabinieri sono risaliti all'autore del furto. Nel corso della perquisizione avvenuta nell'abitazione del denunciato è stata rinvenuta l'intera refurtiva che è stata restituita alla vittima.